Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 4 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Saturno contro sì, ma non ostile. Come titola il vecchio film, anche voi vi ritrovate con Saturno contro e non è un fatto di un giorno, rimarrà presente per quasi 3 anni. Giusto il tempo per farci il callo. Tanto che quando se ne andrà ne avvertirete perfino la mancanza. A rendervi così ben disposti, anche nei confronti di coloro che con voi non lo sono affatto, gli altri astri disposti sulla scacchiera del cielo, in particolare il grande Giove generoso e disponibile in Toro, segno di terra buon amico del vostro e la Luna in Capricorno, entrambi segni di terra in trigono al vostro, già ben sostenuti dall'amicizia del Sole e di Mercurio, ipersensibili in Cancro. Saranno loro a regalarvi quei talenti che nel vostro carattere mancano spesso all'appello, l'intuito, la creatività, la capacità di introspezione e il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. Non fatevene un problema asfissiante se oggi dovrete fare i conti più volte, in fondo la crisi c'è ed è per tutti. Siate piuttosto parsimoniosi nelle spese e mettete da parte qualcosa. Abbandonate l'idea di prendere decisioni affrettate, prendetevi il tempo necessario, alla luce anche del fatto che oggi potrebbero giungere notizie inattese. Siate più riservati sotto tutti i punti di vista, ricordate che confidarsi è bene, ma restare riservati vi dà il vantaggio di non far spettegolare gli altri. Sognate una vita stabile con il partner. Ma per farlo dovete prima raggiungere una stabilità economica. Lottate. Amanti, attenzione, i vostri amori clandestini potrebbero venire ben presto e repentinamente alla luce e complicarvi la vita oltremodo. Non confidate a nessuno i vostri amori segreti, particolarmente oggi. Sistemate una situazione e cercate di farlo in modo definitivo, chiaro e irrevocabile. Certi problemi trascinati oltremodo possono diventare sempre più grandi e complicati da risolvere. Oggi riuscirai a fare molte cose. Nel lavoro sarai attivo e bravo e sarai apprezzato per questo. Scaramucce in amore a causa di una gelosia infondata. Sul lavoro avrete da soffrire un poco ma poi passerà. Dicerie e indiscrezioni sul vostro conto potrebbero alla lunga danneggiarvi, cercate di ripulirle smentendo con i fatti. Impegnatevi. Probabilmente coloro che vi hanno mal giudicato si accorgeranno dell'errore e ripristineranno lo status quo ante. Alcune persone saranno incuriosite dal vostro stato d'animo, non è da tutti i giorni vedervi così brillanti e attivi. Se siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuno avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute. Il duo Saturno-Nettuno, fautore di cambiamento con l'appoggio della ragione, continua a transitare in posizione ostile, provocando contrarietà, ma in certi casi agendo anche da stimolo provocatorio e da suggestione geniale. Il segno dove si svolge l'aspetto è quello dei pesci, che vi spinge a superare voi stessi strappandovi un po' alla vostra tendenziale normalità verginea, specie se nati nella prima e nella terza decade. In famiglia avrete da mettere a posto alcune questioni, ma riuscirete anche a ritagliarvi il vostro relax al tepore degli affetti. Luna pienotta in Capricorno in trigono al vostro segno è naturalmente opposta al Sole che dal Cancro vi sostiene con un bel sestile. A vostro favore il pianeta più benefico e generoso del sistema solare, il grande Giove in Toro, segno di terra in trigono al vostro. Peccato che contro gli remi sempre il più cattivo e pessimista, il restrittivo Saturno all'opposizione che brandisce la falce minacciando le relazioni interpersonali. Magari un filo di ragione ce l'ha anche lui, così proiettati sugli studi, i viaggi, il successo tendete a dimenticarvi, o quantomeno ad accantonare, i sentimenti. Poco male se siete soli,
Ma se un partner c'è e patisce la vostra noncuranza, è arrivato il momento di darsi una regolata e affrontare la situazione con una sincera chiacchierata a tu per tu. Figli deliziosi, se è un erede che vi manca è ora di darsi una mossa. L'orologio biologico ticchetta inesorabilmente in avanti. Felicissimi in viaggio, sia in vacanza sia per lavoro. Quando il cielo sopra la vostra cambia colore e all'orizzonte appaiono nuvole e contorni diversi, il vostro cuore comincia a battere forte, non vedete l'ora di partire insieme alle persone più care al vostro cuore. Con gli amici vi divertite un botto, ai vostri figli invece il mondo lo mostrate perché imparino a conoscerlo e ad amarlo come lo amate voi. Amore ed Eros. Sensazione assai differente per i cuori solitari e i separati. Chi è solo tale rimane con tutto il carico di responsabilità, malinconia e magari anche forti sensi di colpa, specie se ci sono figli che vivono lontano con l'altro genitore. Certo, per le vacanze li avrete o già li avete con voi, ma non è la stessa cosa. Più serene le coppie, se qualche problemino c'è lo si risolve insieme, l'essenziale è continuare a coltivare gli stessi ideali e a condividere esperienze e sogni. Molti amici in comune si prendono buona parte del vostro tempo, ecco perché per voi due ne avete poco. Il letto, quello sì, lascia un po' a desiderare. Lavoro e denaro? Gli affari vanno a rilento, ma in estate succede ogni anno, perciò l'avevate messo in conto. Buoni rapporti con i colleghi o, per chi è già in vacanza, con i compagni di viaggio, i vicini di tenda e di ombrellone. Ed è proprio il viaggio l'argomento clou della giornata, per piacere o per lavoro spostarsi sarà comunque facile e produttivo, anche in situazioni che gli altri ritengono difficili individuate un risvolto divertente, una volta rientrati a casa ne avrete da raccontare. Benessere. Il mal di schiena c'è, doppio se nel weekend non avete fatto altro che scarpinare, scalare, insomma muovervi dimenticandovi la vostra età. Viaggiare vi fa comunque bene, vi ringiovanisce e vi rallegra, in questo periodo anche solo la sera vi divertite molto. Vedete gli amici, uscite, ve la scialate, insomma dell'assiduo professionista tutto casa e lavoro non c'è più traccia. Non resta che augurarvi di continuare così. Intanto nel vostro arsenale non dimenticate l'unguento a base di arnica e artiglio del diavolo, miracoloso contro gli indolenzimenti articolari. Per lei, genitrici onnipresenti ma discrete, sempre a un passo indietro rispetto ai vostri figli, che guidate e tenete d'occhio da lontano, ragazzi seri e responsabili, allevati su solidi principi. E così anche loro amici, potete dormire sonni tranquilli. Per lui, successone a un esame, se vostro, dei vostri figli oppure di un caro amico poco importa, stasera in casa c'è un buon motivo per festeggiare. Colore delle emozioni, rosa salmone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!